Siamo a Saluzzo, nello storico Caffè Principe, un locale direi più che storico nella capitale del Marchesato. Siamo con Davide Sora, titolare del Caffè Principe, con cui parleremo della situazione post lockdown, ovvero delle riaperture che ci saranno a partire da sabato prossimo. Per quanto riguarda i bar, allora innanzitutto facciamo un salto indietro di 2 mesi. Bene. Inizia il coronavirus, situazione di chiusura totale, poi una piccola riapertura che voi avete colto subito con la consegna a domicilio. Sì, buongiorno a tutti. Partiamo dalla chiusura, è stata veramente un dramma da parte del tuo commercio, penso mio e saluzzese, anche italiano. Però l'abbiamo affrontato, tra virgolette, all'inizio con determinazione, anche perché non sapevamo bene come muoverci tutti assieme. Poi quando c'è stato il momento di cercare di riaprire, con la segna a domicilio, una cosa e l'altra, noi come Caffè Principe abbiamo accolto la palla al balzo, diciamo che è stato più che altro una cosa morale, cioè a livello economico lasciamo stare, il danno c'è stato, ci sarà e vedremo come ne usciremo. Però è stato più che altro noi ci siamo sul territorio, vogliamo partire, i nostri clienti vogliamo tra virgolette coccolarli e siamo partiti così. Come ho detto prima, era più una cosa morale, una cosa più nostra, perché comunque noi come nostro settore abituati a fare tantissime ore al giorno e trovarci a casa rimaneva anche a livello psicologico un po' dura, un po'. Allora siamo partiti e abbiamo cercato di dare un servizio che i clienti nostri e altri hanno apprezzato. Te, oltre alla consegna a domicilio, poi c'è stato il via al takeaway. Quindi sì. Anche voi vi siete, abbiamo visto fuori una motorino adibito alle consegne a domicilio, un altro servizio che sicuramente è stato sfruttato. Sì, quello è stato più che altro una cosa goliardica mia, della nostra famiglia, una moto, una graziella di mia moglie e una Vespa, dove tra virgolette abbiamo adibita per fare le consegne a domicilio in saluzzese. È stato più che altro, come detto prima, goliardica, perché è stata simpatica la cosa e un momento un po' di gioiosità per portare in questo momento che comunque era triste, la gente sorrideva, ci vedeva arrivare a casa ed era bello. Quando abbiamo detto il takeaway siamo subito partiti ed è stata diciamo un'entrata alla tra virgolette normalità, dove comunque io avendo un locale grande potevo far entrare la gente da una parte e far uscire dall'altra, e già solo il fatto di avere il contatto fisico, il contatto con la gente diretto è stato veramente un altro passo avanti a livello morale, anche se a livello, ripeto, a livello economico, voglio sottolineare, è un aiutino, ecco, cioè non è una normalità, però è una via che a livello morale, a livello anche di appunto clientela, pubblico e affezione, cioè di rapporto umano, era importante partire e noi siamo subito partiti, siamo adeguati alla cosa. Arriviamo quindi alla riapertura prossima di sabato, finalmente si può ripartire, sempre chiaramente mantenendo i dispositivi di sicurezza e le varie limitazioni da un punto di vista di contatto fisico. Però come si sta preparando il Caffè Principe a questa nuova normalità? Beh, noi come Caffè Principe stiamo, logicamente come tutti i miei colleghi, stiamo seguendo il DPCM che è uscito in questi giorni dalla regione e dallo Stato, dal governo, con le linee guida. Cercheremo di adottare le distanze, cercheremo di tranquillizzare, di rendere sicura la clientela che ci frequenta, e infatti la nostra linea sarà quella di usare le monouso ancora almeno per l'estate, perché voglio che la cliente che viene al bar da noi sia sicuro al 100% e tranquillo soprattutto. Poi grazie al comune ci ha dato una mano a noi a livello noi come bar e come tutti di allargare il Deor 3 volte quello che avevamo prima, quindi è un altro aiuto che il comune ci dà e noi sfrutteremo al massimo, perché comunque le perdite sono state tante e cercheremo di ridimensionarle il più possibile, anche se non ci saranno più gli eventi o ci sarà più niente, però come Caffè Principe e come bar di Saluzzo
penso che siamo pronti ad ospitare la gente. Quindi dico a tutti voi che mi state sentendo di venire a Saluzzo, ci abbiamo creato in questi anni il CCN, che è il Centro Commerciale Naturale, dove comprende non solo i baristi ma tutte le attività commerciali di Saluzzo, e quindi praticamente io vi dico, se potete, di aiutare il commercio di vicinato, il commercio cittadino, perché abbiamo passato un momento veramente difficile, abbiamo bisogno di voi per risollevarci o per darci una mano ad affrontare al meglio questo periodo. Hai accennato il comune dell'aiuto che vi ha dato, infatti sono triplicati la possibilità del deoro esterno senza pagare le tasse sul suolo pubblico. Sì, allora triplicato e triplicato, senza pagare le tasse ce lo auguriamo, logicamente sappiamo anche noi che dobbiamo convivere con determinate situazioni commerciali che comunque hanno patito il momento, cercheremo di trovarci, confrontarci con i vicini, con questo, in modo da non recare danno. Ci sarà poi anche la riapertura del mercato, quindi anche lì dobbiamo sistemarci al meglio, però penso che come si fa sempre, la strada di mezzo è sempre quella più giusta, e quindi penso che sicuramente troveremo una quadra in tutto, e Saluzzo secondo me uscirà di nuovo a testa alta come tutte le altre volte.